Salve a tutti, buongiorno. Oggi risolviamo un esercizio che mi avete mandato. Mi scrive così. Allora, hanno provato, cioè ci sono più di 100 commenti a rispondere e a risolvere l'esercizio che ho postato, ma nessuno è riuscito con formule matematiche a risolvere l'esercizio. L'esercizio è il seguente. La lancetta sono le 3, la lancetta dei minuti e delle ore formano 90 gradi. Tra quanti minuti formeranno di nuovo 90 gradi? Allora, devo dire che questo esercizio in effetti non è banale e ho ragionato su, perché mi viene anche chiesto, può spiegarlo nella maniera più semplice possibile? Allora, facciamo l'orologio e immaginiamo che sono le 3. Ecco qui, mettiamo 1, 2 e 3. Ovviamente qui ci sarà il resto dell'orologio. Adesso non serve disegnarlo tutto, però vanno fatte alcune premesse. Ovviamente se vi uscirà un esercizio simile sapete come rispondere, anche se cambieranno leggermente i dati. Allora, bisogna fare delle premesse. Ci sono due lancette. La lancetta dei minuti. Allora, la lancetta di minuti ci mette 60 minuti per fare un giro completo. Ovviamente questi sono 90 gradi. Quindi, un giro 60 minuti. Un giro sono 360 gradi in 60 minuti. Allora, si può dire, si può calcolare. Ma se ci impiega 60 minuti per fare 360 gradi, quanti gradi fa al minuto? Ovviamente se si divide per 60, io ottengo quanti gradi fa al minuto. E si ottiene che la lancetta dei minuti fa 6 gradi al minuto. Sono partito da quella dei minuti perché da qui ci possiamo calcolare quanti gradi fa al minuto la lancetta delle ore. Ossia, la lancetta delle ore impiega 12 ore per fare un giro. Quindi, se impiega 12 ore per fare un giro, in un'ora fa un dodicesimo di giro, ossia un dodicesimo di 360 gradi. Ci siete? Benissimo. Allora, se la lancetta dei minuti fa 6 gradi al minuto, quella delle ore farà un dodicesimo dei 6 gradi al minuto. Cioè, in 60 minuti fa un dodicesimo di 60 gradi. Ma in un minuto, l'abbiamo già detto prima, per calcolare quanti gradi fa al minuto bisogna dividere per 60. Quindi, 360 diviso 60 ottengo i 6 gradi. Ma siccome in un'ora fa un dodicesimo di 360, devo dividere ulteriormente diviso 12 e ottengo che in un'ora fa 0,5 gradi, perché 6 diviso 12 è un mezzo. Allora, voi non potete usare la calcolatrice, allora devo cercare anche di risolvere questi esercizi senza calcolatrice. 6 diviso 6 è 1, 6 diviso 2 è 0,5, cioè noi possiamo dividere 6 diviso 12, lo possiamo vedere come 6 diviso 6, 12 lo possiamo scrivere come 6 per 2, quindi rimane 1, 1 mezzo e 0,5 gradi. Quindi la lancetta delle ore fa 0,5 gradi al minuto. A questo punto, per risolvere il tutto, bisogna scrivere un'equazione. Allora, questa dei minuti fa 6 gradi al minuto. Chiamiamo x i minuti, l'incognita x. Allora, 6 gradi per x, che è il tempo, per ogni minuto. E questa scorrerà ovviamente in verso orario.
Quindi l'angolo diventerà minore di 90 perché la lancetta dei minuti scorrerà più velocemente di quella delle ore fino a superare quella delle ore, e una volta che supererà quella delle ore un pochettino si sarà spostata. E bisogna capire di quanto si è spostata quella delle ore per capire quando formano di nuovo un angolo retto. Che cosa? La lancetta dei minuti e la lancetta delle ore. Poi, quindi, per calcolare quest'angolo, sappiamo che l'angolo della lancetta di minuti è 6 per x. Quando sono passati 0 minuti, l'angolo è 0. Passato un minuto, 6 per 1 avrà formato 6 gradi. Passati 10 minuti, avrà formato 60 gradi. Passati 20 minuti, avrà formato 120 gradi. Ok, sappiamo che questa 6 per x, per i minuti, ci dice x, che viene misurato in minuti, ci dice l'angolo della lancetta dei minuti. A questa dobbiamo sottrarre la lancetta delle ore, perché dobbiamo vedere quanto i gradi della lancetta dei minuti meno i gradi della lancetta delle ore mi danno i gradi che ci sono, che intercorrono tra le due lancette. Quindi meno la lancetta delle ore, di quanto si è mossa? Si muove di 0,5 x. Ossia abbiamo detto che ogni minuto si muove di 0,5 gradi. Però rispetto a quella dei minuti, la lancetta delle ore è in vantaggio di 90 gradi, quindi gli devo dire più 90. Tutto questo deve formare 90 gradi. Allora, risolviamo. Adesso ho risposto alla domanda, cioè come si scrive con un'equazione matematica questo problema? Ovviamente io questo problema lo sto risolvendo in più minuti. Perché? Perché sto cercando di spiegare nel miglior modo possibile ogni passaggio, anche per coloro che non sono abituati alla matematica. Se ci sono dei quesiti residui, lasciatemeli nei commenti. Se volete pormi altre domande o altri quesiti, scrivetemeli nei commenti e ve li risolvo. Ho deciso di risolvere questo quesito perché la persona che mi ha scritto mi ha detto: non ci sono 100 persone, nessuno mi è riuscito a dare una risposta matematica, ma più che altro le risposte erano divergenti. Il questionario dice che la risposta esatta sono 33 gradi. Andremo a vedere che poi come si arriva a questi 33 gradi. Che le risposte sono 30, 31, 32 o 33. Ci sono tre risposte. E in realtà quella esatta è 33. Allora, 6 per x meno per più e meno, quindi meno 0,5x meno per più e meno, meno 90 gradi, uguale 90. Sposto il 90 dall'altra parte, gli cambio il segno e diventa 90 più 90. Quindi 6x meno 0,5x fa 5,5x. 90 più 90 è 180 gradi. X diviso 180. Allora, questo 5,5 forse è più comodo esprimerlo in frazione. Allora, anche questo calcolo, 6 meno 0,5 è 6 meno 1 mezzo. Faccio il minimo con i multipli, diventa 12 meno 1, che è 11 mezzi. Quindi 0,5 11 mezzi. Se fate 11 diviso 2 è proprio 5,5 uguale 180. Moltiplico ambo i membri per una stessa quantità, per 2 undicesimi, per 2 undicesimi. Qui si semplifica e mi viene che x è 180 per 2 diviso 11, quindi è 360 diviso 11. Voi già sapete che diviso 10, 360 e 36 diviso 11 sarà un numero inferiore. Andiamolo a svolgere, proviamo a svolgerlo senza calcolatrice. Allora, diviso 11. Allora, 36 diviso 11, 11 nel 36, 11, 22, 33, ci sta 3 volte. 3 per 11, 33, vado a sottrarre 33. E mi rimane 36 meno 33 è 3. E qui, ovviamente, non c'è niente, mi rimane 0. L'11 nel 30 ci sta 2 volte. 2 per 11, 24. 30 meno 24 è 6. Adesso, la parte intera è 32, vado a fare la parte decimale, metto la virgola e aggiungo lo 0. L'11 nel 60, 11, 22, 33, 44, 55, ci sta 5 volte. 5 per 11, 55,
con resto di 5. 32,5 in realtà è circa 33. Ok? La risposta è 33. In realtà non è esattamente, non viene un numero esattamente 32 o 33, non viene un numero intero, viene un numero decimale. Ovviamente in questi casi io vi consiglio, cioè no, vi consiglio, si approssima. Allora, come avviene l'approssimazione? L'approssimazione, faccio degli esempi, se fosse uscito 33,2, 33,2, scusa, 33,1, 32,2, eccetera, eccetera, fino al 4 si approssima al numero inferiore, ossia 32. Dal 5 al 9 si approssima al numero superiore. Quindi da 32,5 a 32,9 l'approssimazione è che il risultato è circa 33. Io vi ringrazio, vi invito a, se vi è piaciuto il video, a mettere mi piace, a condividere con i vostri colleghi il video, se, attivate la campanella, seguite il canale. E lasciate nei commenti i vostri dubbi, le vostre richieste. Io sono disponibile, insomma, per aiutarvi. Questo è un esercizio svolto molto, a mio avviso, molto difficile, perché ricordo che il tempo è veramente poco. Però, ovviamente, ripeto, io adesso ve l'ho svolto passaggio per passaggio. Una volta che si è capita. Si è capito come fare, basta scrivere se x meno 0,5x più 90. Se vi dice dopo 3, che ne so, quando formerà un angolo di 120 gradi, basta scrivere qui 120. Un angolo di 60, basta scrivere qui 60. Cioè basta scrivere qui l'angolo che ci viene chiesto e noi tramite questa equazione, che è l'equazione risolutiva, ci possiamo trovare x che in minuti ci dirà la soluzione. Grazie mille, buona giornata.